l'Istituto Brivitera Polizzi conclude il progetto Vivi il Natale con le scuole con il concerto della Filarmonica Brivitera Polizzi. Dal 1° settembre le due scuole unite hanno cominciato a lavorare a questo progetto di coro, canto e musica e li ascolteremo stasera in occasione del Natale. È stato un progetto interessante perché tutte le scuole abbiamo lavorato insieme nei monumenti, in particolare nel Palazzo del Carmine, allietando con il villaggio di Babbo Natale e con le manifestazioni musicali. Oggi siamo ospiti della Chiesa San Salvatore, anche se era stata destinata al santuario di Pino Asuriano e padre Gian Porcaro aveva accettato, io lo ringrazio, ma per ragioni logistiche siamo stati costretti a scegliere una chiesa un po' più grande perché la nostra filarmonica è composta da più di 70 ragazzi. E quindi ringrazio in questo padre Carmelo Migliore che è stato subito disponibile a mettere a disposizione della scuola e del concerto che conclude questo progetto la chiesa. E io penso che il Natale con le scuole è stato un modo per fare insieme, percorrere, fare un progetto che ha visto molti contenuti. Abbiamo fatto disegni, abbiamo fatto letture, abbiamo fatto scrittura, abbiamo fatto musica. Concludiamo oggi e siccome noi crediamo che la musica unisce i popoli, questo concerto è tutto dedicato ai bambini di Aleppo che soffrono particolarmente ed è con la musica che idealmente auguriamo un buon Natale a loro. Ai ragazzi, ai nostri, di continuare a impegnarsi nelle discipline, nella musica, questo in particolare, e di continuare quest'anno scolastico nella maniera migliore possibile. Un ringraziamento anche ai genitori che sono stati parte attiva di tutto il progetto e ci hanno supportato in molte attività.